Siamo a Bistagno, appena terminato un temporale, la pioggia che pare aver salvato l'annata o comunque risollevato dopo mesi di fortissima siccità. Com'è l'andamento in campagna in queste settimane? Assolutamente, dopo 2 anni di estrema siccità queste piogge sono state come una manna dal cielo, diciamo, ci hanno permesso di salvare addirittura certi vigneti nei cru più vocati che erano destinati forse addirittura a seccare. Quindi se da un lato sicuramente hanno portato grande miglioria nella vegetazione, benché ci siano stati dei danni in altre regioni, noi dobbiamo dire che per noi sono state veramente positive queste piogge. La vegetazione le viti stanno ripuntando alla grande, e i lavori si stanno ammassando, quindi per un'azienda come la mia, che comunque ha un ettaraggio abbastanza consistente, circa 30 ettari, diventa difficile, anche perché in questo periodo non è molto complicato riuscire a trovare della gente che può venire a lavorare con tutte le regole del caso, diciamo. Il lavoro nei campi oggi quanto è meccanizzato in azienda da voi e quanto è ancora manuale? Sì, in alcune vigne è estremamente meccanizzato, in altre quelle più scosceso, più difficile da coltivare con i trattori è prettamente manuale. Quindi per noi viene molto difficile, un problema di questo periodo, trovare della gente che sia preparata o addirittura trovare gente, perché ritengono questo lavoro estremamente faticoso ed estremamente, oltre che faticoso, anche poco gratificante. Una cosa che io ritengo del tutto errata, perché il lavoro in vigna ha una nobiltà storica. Acquese è terra di aromatici, qual è lo scenario di mercato in questo momento per Moscato e Bracchetto su tutti? Allora, sì, gli aromatici tipici dell'Italia, diciamo. Sicuramente per il Moscato è un periodo abbastanza positivo, per il Bracchetto invece no, sono anni di continui cali di produzione e di vendita. Adesso con la regione e con i produttori e con il consorzio cerchiamo di dare delle soluzioni che possano essere determinanti per una ripartenza. Si parla di espianto, si parla di addirittura di distillazione, è tutto in divenire. Sicuramente non è un momento facile, e come non è, la produzione sembra ottima e questo addirittura ci fa persino preoccupare, perché essendoci molta produzione ma non essendoci la vendita, non si sa come si potrà affrontare i futuri mercati.